L'ultimo match del 2021 al Savini, sorride al Notaresco che si aggiudica l'intera posta grazie alla rete nella ripresa del subentrato Maio. Tre punti pesanti per l'11 di mister Massimo Epifani che faranno vista mercoledì alla capolista recanatese. Pronti via il Monte Giorgio, va un passo dal vantaggio. Erroraccio difensivo di Gallo, Zerbo arriva tu per tu con Shiba che è superlativo a evitare il clamoroso 0-1 dopo pochissimi secondi. I padroni di casa rispondono al settimo, situazione convulsionaria, Pesce non riesce a impattare la sfera. Ancora i marchigiani ci provano al 14esimo. Dopo una deviazione Rucci calcia un rigore in movimento alto sopra la traversa. I teramani provano a rispondere sull'asse Pampano Valenti, la conclusione del numero 10 è bloccata da Gagliardini senza troppi patemi. Il Monte Giorgio è pimpante, vuole regalare dispiaceri all'11 di casa. Rucci lascia partire un gran destro di poco alto, sopra la traversa. Il Notaresco risponde alla mezz'ora in un'azione fotocopia, anche in questo caso a conclusione velenosa alta di poco, firmata Frederick. I ragazzi di Epifani crescono nel finale di tempo e sempre il solito Valenti a cercare di impensierire la retroguardia avversaria. La ripresa si apre con una protesta dei locali su cross tagliato di Pampano, possibile tocco di mano di Perini, tutto regolare per Bortolussi di Nichelino. I ragazzi del presidente Di Giovanni alzano i giri del motore, Valenti pennella beffardamente una traiettoria arcigna direttamente dalla bandierina, Gagliardini e compagni si salvano per il rotto della cuffia, sempre gli abruzzesi vogliono il vantaggio, Esposito rifinisce, Blando cicca ma sul proseguo dell'azione, Pesce a botta sicura trova solamente il muro avversario. Poco male per Speranza e Cole, 1-0 ormai maturo si concretizza al 20esimo. Maio subentrato sguscia via e confeziona in buca d'angolo la rete del vantaggio. Il match si addormenta con pochi sussulti da una parte e dall'altra scorrendo via fino al 90esimo. Nel secondo dei 5 minuti di recupero e Spagna su invito di Albanese a tentare con scarsa convinzione di impattare la contesa. Non succede più nulla, i rossoblù di casa conquistano l'intera posta nell'ultimo match casalingo del 2021 in attesa di chiudere l'anno sul campo della capolista recanatese. Per il Monte Giorgio stop di misura in cui pesa l'errore iniziale del match. Dato importante perché poi vincere in casa era diventato quasi un tabù, ma oggi abbiamo vinto una partita dura, ma io lo sapevo che una partita dura perché incontravamo una squadra che negli anni è sempre una squadra molto pericolosa in questo girone. E poi non per dire il campo non, in questo momento non ci permette di fare quello che vogliamo fare, perché prepariamo la partita in una maniera sul sintetico, poi veniamo a giocare qui e cambia tutti i tempi di gioco e cambia tutto. Poi la squadra tra primo e secondo tempo ci siamo parlati, abbiamo cambiato un pochettino qualcosa sul fatto di essere più veloci a giocare sulla figura e abbiamo molto migliorato. Maio ha fatto un grandissimo gol, però credo che l'inerzia della partita del secondo tempo era dalla parte nostra. Noi abbiamo fatto la partita che dovevamo fare qua. Per vincere qua contro una squadra forte e organizzata bisogna anche un pizzico di fortuna. Diciamo che oggi non abbiamo avuto questo pizzico di fortuna, nel senso penso che il Notaresco abbia tirato 2-3 volte in porta, penso che è una cosa normale che una squadra così forte tira 2-3 volte in porta. Noi abbiamo avuto anche nelle ripartenze, potevamo sfruttare molto meglio. Penso primo fino al gol non abbiamo mai avuto la sensazione di soffrire una squadra così importante. E peccato che poi c'è stata l'invenzione di Maio, ha spaccato la partita e poi da lì c'è stata un po' di confusione, un po' di voglia di recuperare la partita, non ci siamo riusciti. Dopo, ripeto, incontriamo una squadra ben organizzata e forte che non ci ha dato più, non ci ha concesso più niente. E ragazzi, non posso rimproverare niente perché a massimo impegno abbiamo preparato la partita in questo modo, ci siamo riusciti, però ripeto, quando vieni contro giocare sono fuori casa contro una squadra così forte ci vorrebbe anche un po' un pizzico di fortuna. E peccato.